Buongiorno a tutti. Allora, siamo arrivati ai sorteggi per gli ottavi di Champions League, dove la Juventus e la Roma vedranno i loro avversari proprio questa primavera. Ecco qua, siamo in diretta. È sempre un piacere essere qui a Nyon in occasione del sorteggio. Faccia chirurgica, come vedete. Anche il presidente della UEFA, Alexander Ceferin. Ceferin, una faccia molto, molto dura. Tra le 16 ci sono 8 Adesso squadre che mettiamo stanno già nelle la possibilità di pausa vincere la proprio Champions. per andare al momento saliente Inghilterra per la del prima sorteggio. volta ha Io portato faccio una 5 squadre previsione perché sono in diretta. La giù Juventus alla Champions beccherà successiva a quella di gironi. Congratulazioni anche al Beşiktaş che per la prima volta ha vinto il girone di Champions League, prima squadra turca di Vediamo un po'. Barcellona are looking forward. Però guardare anche quello che succede sull'altro lato del campo, e vi ricordo che il Barcellona finché ha preso Becchiamo. solo un gol, eguagliando quindi il record della fase del gruppo. Una squadra che andrà Tottenham, dai, a Juventus chiudere la beccherà il Tottenham, me lo auguro perché percorso secondo me è una sempre squadra alla breve. portata della Juve, e la Roma beccherà il Chelsea. Proveremo a vivere Vediamo altri cos'è, match ci vediamo dopo. fantastici. Xabi Alonso, sarà lui a L'avranno già fatta mille volte questa domanda, pescare Istanbul comeback. le palline, Mi racconti ancora una volta che cosa è successo quel giorno a eh? Istanbul? Incrociamo le dita. Per vedere che siamo in diretta, potete vedere, questo qua sarà il canale criptato. È normale che siano qui perché in questa competizione servono essere i migliori club. Poi, Prendere la guarda, Champions League schiaccio qua e è appare la scritta motivante. Gioca dalle altre squadre. 12.09. E Poi a cambio proposito di squadre, canale. domanda. Ben ritrovati, grande Cambio successo. canale ancora. Cambio canale ancora, 12.09, adesso torno su. Ecco qua, sorteggio di Champions League. Ecco fatto. Così vedete che siamo in diretta, eh. Allora, le squadre complessive sono 16, 8 passeranno, ecco perché si chiamano ottavi di Champions League. Eccolo lì il nostro Pavel, eh. Mi raccomando, sorteggiate bene. Ha una faccia questo, guardate qua che fare. Non possono incontrarsi squadre della Sembra stessa chirurgo pazzo dei film di horror, belli. C'ho terrore io, paura. Quello che non vorrei è Real Madrid, non so se possiamo beccare il Real, ma il Real deve essere in seconda, non so se si è messo in seconda fascia. Arrivata al secondo posto del girone, per capirci, urna della Juventus, e poi andrà a finale Ok, a una delle io dieci direi che principali ci siamo gruppi di quasi. serie. Magari Oltre oggi ci chiudo al momento che sono tira sulle palline, 8 ore, riattacco perché ci siamo ma quasi, ma non voglio far tornerà troppo questa lunga. evidentemente prima fascia con Manchester United, Paris Saint-Germain, Roma, Barcellona, Liverpool, Queste qua City, sono le Beşiktaş squadre e Tottenham. Arrivate prime del girone. Tottenham Hotspur and the group Queste sono le Basilea, seconde. Bayern Monaco, Basilea, Bayern, Chelsea, Chelsea, Juventus, Siviglia, Siviglia, Shakhtar, Porto, Shakhtar. Real. Adesso vabbè, non è importante questo, però. Vediamo un po'. La prima squadra estratta è proprio la Juventus. Belli ragazzi! Ci ho preso! Quattro inglesi, il Beşiktaş e il Paris Saint-Germain. Beh, la Juventus, adesso non so. Xavi Alonso manda la Juventus contro Tottenham. Vediamo se l'ho preso. Tottenham. Tottenham! Minchia! Sono un profeta! Cazzo, l'ho presa! Belli ragazzi! Ma se la Roma sta a vedere, non credo, no, perché adesso la Roma non può uscire adesso la Roma, comunque.
E adesso arriva Basilea. Un avversario molto, molto, molto. Comunque, chiudo qua perché. Chiudo qua perché l'ho fatta grossa. È incredibile che ho beccato che usciva la Juve subito e il Tottenham, sono stato profetico. Quindi ragazzi, incrociamo le dita. Quest'anno vedo la Juve, non lo dico, ma immaginate voi cosa fa la Juve quest'anno in Champions.